Stasera si conclude l'Agosto Campanese 2019 con la presenza di Carmine Sanguinetto e la sua band, un fiore all'occhiello nella musica popolare calabrese. Del resto, se è campione mondiale organetto, un motivo ci sarà. L'estate campanese è stata all'insegna delle eccellenze della provincia di Cosenza e dei territori limitrofi. Il Cinghios Group, un gruppo di assoluta visibilità sui social e nel mondo virtuale, che è stato capace di coinvolgere in maniera assoluta la nostra comunità. Siamo riusciti anche a realizzare per la prima volta nel comune di Campana un evento al campo sportivo, con la presenza dei gruppi Osteria di Gioia e Crifiu in una serata musicale denominata Suona Campana, che la musica ti chiama. La nostra amministrazione ha sempre cercato di incentivare la cultura e la musica nel nostro territorio. Del resto, quest'anno abbiamo avuto anche due esponenti della musica popolare locale, come Gino Grande e Pino Levato. E concluderemo il nostro Agosto Campanese con i Rosso Falun, un gruppo di musica jazz di Rossano, in una serata che è stata rinviata l'11 agosto e che recupereremo a breve. È fiore all'occhiello della nostra comunità quello di cercare di dare ampio respiro alla cultura e a tutte le forme artistiche presenti sul territorio. Abbiamo sempre cercato di dare il massimo come amministrazione in questo campo. Abbiamo avuto negli anni passati grossissimi gruppi come i Modena City Ramblers, e abbiamo avuto Maldestro, che è arrivato secondo in Sanremo Giovani, e tanti altri che sono stati presenti sulle nostre piazze. L'augurio è che si incentivi sempre di più la cultura in Calabria, affinché si riscatti la nostra popolazione, che troppo spesso viene vista sotto occhi non proprio benevoli dalle altre popolazioni della nostra Italia, ma che ha tutti i crismi e le caratteristiche per poter puntare a uno sviluppo del territorio. Noi come amministrazione cerchiamo di dare un sollievo anche da un punto occupazionale al nostro territorio. I comuni montani, le aree periferiche subiscono lo spopolamento irreversibile dovuto alla carenza di servizi essenziali. Noi cerchiamo, con la collaborazione di tutti gli altri sindaci del territorio, di alleviare le pene delle nostre comunità, e intanto abbiamo attivato un progetto pilota denominato Sila Greca, improntato sulla forestazione e sull'assistenza domiciliare, che ha dato sollievo occupazionale per 80 persone per 6 mesi all'anno a 500 euro al mese, quindi con un introito diretto nelle casse dei cittadini campanesi di 250.000 euro. Tutto questo solo per il bene della comunità di Campana e del territorio.